fantasia dal titolo Le tele e il carcere, un libro edizioni Mondadori Università, collana Lessico Democratico, un libro che è stato pubblicato nel 2022, ma è di stretta attualità perché ci fa capire, e poi ce lo spiegherà lo stesso autore del saggio, più che il volume per meglio dire, del saggio, ci fa capire davvero perché in Italia c'è questa emergenza carceraria. Lo sappiamo tutti, c'è una situazione drammatica, siamo arrivati a 27 suicidi nelle carceri italiane e 3 suicidi di agenti della polizia penitenziaria. C'è una situazione di sovraffollamento impressionante, con dei numeri che ci ricordano pericolosamente i numeri che portarono l'Italia alla condanna da parte della CEDU, la famosa sentenza Torreggiani, che condannava di fatto l'Italia per trattamento inumano e degradante dei detenuti per tortura. E quindi appunto questo volume, questo saggio di Stefano Anastasia, che lo ricordiamo, è un sociologo ma è garante dei diritti delle persone detenute per la regione Lazio, questo libro diventa preziosa perché diventa una guida per capire appunto che cosa è accaduto in Italia, anche il contesto non solo penale ma anche politico che ci ha portato fin qui, in questa situazione che appunto è davvero preoccupante. Io volevo leggere, proprio per far capire di cosa si parla, nella premessa del libro Stefano Anastasia afferma che nel corso del volume chi legge troverà innanzitutto una definizione, forse approssimativa, ma certamente realistica e non convenzionale, di cosa sia la pena e di quali possano essere le sue concrete articolazioni. Seguirà un capitolo descrittivo della dinamica quantitativa del campo penitenziario e specificamente di quello italiano e delle chiavi di lettura che è possibile dare ad essa. Al numero delle cause attengono i capitoli dedicati ai significati della questione della sicurezza e alle interpretazioni populiste del diritto e della giustizia penale. Il quinto capitolo approfondisce la questione dei diritti umani dei detenuti, così come è venuto emergendo nella giurisprudenza umanitaria che si afferma tra il 2009 e il 2013 e che ha costituito un principio di critica radicale del modello dominante nel trentennio neoconservatore. Proprio attraverso la giurisprudenza umanitaria arriveremo ad affrontare la legittimità possibile e i limiti necessari del diritto di punire, per trattare quindi alcune questioni ancora aperte, la pena fino alla morte dell'ergastolo, o che interrogano radicalmente la legittimità e la sopravvivenza del sistema penitenziario, la violenza della pena e la tutela della salute in carcere. Questo solo per darvi l'idea appunto del contenuto, dei contenuti di questo saggio, che appunto contiene molte indicazioni per capire e probabilmente anche per affrontare meglio, volendolo, insomma, no? questa emergenza carceraria. Allora io partirei anche per dovere di ospitalità dal commissario straordinario della ASL Roma 1, che è Giuseppe Quintavalle. Ah, scusate, non ho detto anche, però chiedo scusa, con noi ci sono appunto il commissario straordinario Giuseppe della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle, c'è il magistrato del Tribunale di Sorveglianza di Roma Marco Paternello e c'è il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Giovanni Russo, e quindi ringraziamo tutti per questa partecipazione. Ma partiamo, dicevamo, dal dottor Quintavalle, il dottor Quintavalle che ha anche, come dire, la competenza, è sotto la sua giurisdizione il carcere di Regina Coeli e, se non sbaglio, anche il carcere minorile di Casal del Marmo. Ha partecipato ai tavoli sulla sanità penitenziaria e insomma, dottor Quintavalle, come si tutela il diritto alla salute dei detenuti in carcere? Lei avrà sicuramente sentito il monito, possiamo dire, del recentissimo presidente Mattarella la scorsa settimana, che si è, rivolgendosi alla polizia penitenziaria, ha sottolineato appunto l'emergenza sovraffollamento, ma ha anche parlato dell'emergenza sanitaria con la carenza di organico. Allora, eccoci, ci illustri la situazione dal suo punto di vista. Allora, per prima cosa io vi vorrei leggere la dedica che mi ha fatto Stefano al libro. Voi dite: ma che c'è con il libro? Dice: a Giuseppe, infaticabile compagno di strada. Questo per me è la cosa più bella di un libro, che non vi fate idee strane, ha una complessità da enciclopedia. Cioè, lui è riuscito in pochissime pagine a introdurre i concetti essenziali, ma lavorandoci in maniera molto, molto, non essere semplificativa, cioè li ha studiati, analizzati, e in queste poche pagine c'è tutto quello che si dovrebbe conoscere. Che si parla della pena, si parla dell'evoluzione socioculturale di un paese, e è riuscito anche a fare una comparazione tra paesi, perché si parla degli Stati Uniti, dell'Inghilterra, della Germania, della Francia, cioè è veramente molto molto importante. Tratta gli aspetti di urbanizzazione, quindi i fenomeni devianti da dove sono derivati, e ha iniziato a parlare, se lei prima ha citato il sovraffollamento è una delle parole chiave, sovraffollamento e dignità rispetto a Dio. Del resto, insomma, chi lo conosce sa che sono anni che cerca e tenta di tutelare, secondo quelle che sono naturalmente le norme, i detenuti, gli ospiti, secondo questi principi di legge. Ora, parlavamo prima di sanità, noi è uno dei capitoli della sanità. La sanità nel carcere assurge ad essere un capitolo importante, perché è come se fosse, diciamo, la cura delle cure. E si perdono le certezze, si entra in un posto nuovo e si inizia poi, attraverso vari percorsi, a chiedere determinate cose. Siamo passati, come dice lui, da una sanità di tipo domestico, che era pre-2008, a una sanità del Servizio Sanitario Nazionale. La sanità del Servizio Sanitario Nazionale ha portato, devo dire, molte diversità, non voglio dire arricchito e migliorato e peggiorato, è completamente diversa rispetto a prima. Sono cambiati anche i sistemi e le modalità di finanziamento, i sistemi e le modalità di presa in cura, di presa in carico. Rimangono tantissime situazioni, prima parlavo con il direttore, di alcuni arricchimenti che, grazie a tutto il personale di Regina Coeli, al direttore, a tutti coloro che lavorano all'interno, stiamo portando avanti per migliorare sempre di più il concetto di vivibilità in uno stato di alienazione, che è quello della perdita della privacy, della sovrazione. È una delle cose più difficili. Parlava di suicidio, parlava dell'importanza della salute mentale all'interno. All'interno della salute mentale è prioritaria, predomina su tutte le altre patologie. Anche molte patologie organiche sono dipendenti dalla somatizzazione. E quindi l'importanza anche di avere un servizio psichiatrico all'interno e i dipartimenti di salute mentale che cooperano
dall'esterno in una logica di rete e in una logica di sinergia. Qual è l'obiettivo che noi abbiamo? L'obiettivo che noi abbiamo, che ci si poneva dal 2008, era quello di equiparare il servizio sanitario carcerario al servizio sanitario esterno. Diritti e doveri in egual misura. È evidente che questo però è difficile tradurlo in pratica. La prima difficoltà nasce, a mio avviso, e non è una critica, perché io che conosco le strutture carcerarie da una vita so l'impegno che ciascuna amministrazione mette in campo. La difficoltà iniziale era la comprensione delle lingue. L'amministrazione penitenziaria e l'amministrazione sanitaria. Noi non ci definiamo amministrazione, noi siamo invece servizio sanitario, siamo un'azienda e quindi cerca di cooperare e lavorare in questo. La seconda cosa importante è che noi abbiamo introdotto all'interno delle strutture, dei servizi sanitari, mi viene in mente le dipendenze, che all'interno di una struttura carceraria rappresentano uno dei fulcri importanti di presa in cura e presa in carico. Difficoltà operative le conosciamo, noi stiamo lavorando ad esempio su un restyling importantissimo, ne abbiamo parlato con il garante, l'abbiamo visionato con i colleghi, su Regina Coeli, proprio perché a testimoniare che Regina Coeli ha una valenza strategica nell'articolazione della rete regionale, è un SAI, quindi è un servizio di riferimento con 78 posti letto, non dimentichiamo. Abbiamo, anche grazie alla cooperazione del provveditore e degli interni, abbiamo provveduto adesso a mettere in funzione il blocco operatorio e molto presto, diciamo, inizieremo all'interno di quella struttura a fare quello che si doveva fare, quindi portare il più possibile sanità all'interno, cercare di far uscire il meno possibile le persone, perché comprendiamo il problema delle carenze, cara dottoressa, non è solo della sanità. Le immagini e gli agenti, che di per sé possono essere pochi, a svolgere ruoli di accompagnamento, che non è solo per la sanità, ma per tante altre motivazioni, e quindi automaticamente bisogna venirsi incontro. Quindi io credo che la presentazione di questo libro, che ripeto, non è un lessico, è un compendio, è da leggere con estrema attenzione, io direi da rileggere, perché io lo rileggerò, perché mi ha dato molti spunti che non conoscevo, partendo dalla Costituzione, dalle carceri privatistiche e anche da quello che è il significato della pena, che va anche al di là di quello che è la norma, la legge, ma che è importante, cioè la pena come sofferenza da un lato e come diritto da parte di chi non ha sbagliato affinché chi ha sbagliato paghi. Cioè, questo è tutta un'evoluzione, diciamo, molto molto interessante. La sanità nel Lazio sta facendo il possibile. Con il dottor Paternello seguiamo un altro importantissimo settore, che sono quelle delle REMS. E quindi anche lì i nostri... Ci sono delle forti criticità, no? Diciamo, guardi, lì una criticità che noi abbiamo è dettata unicamente dal personale. Per quale motivo? Perché i dipartimenti di salute mentale fanno il possibile, sono ben strutturati, ma in alcune realtà, dato che sono partite in un'epoca in cui... Allora, è inutile che ci diciamo, su certi argomenti c'è uno stigma sociale. C'è sulla salute mentale, c'è sicuramente su una REMS. E si è preferito decentrare, ma è evidente che lo psichiatra di Roma, che deve andare a lavorare a Subiaco, a Palombara, oppure a Frosinone, inizia ad avere qualche problema, perché qui sta molto meglio, rischia meno, paga meno. E quindi stiamo evidenziando come poter fare per poter rendere al massimo operativi i 100 posti letto che noi abbiamo, in una logica di riabilitazione dell'utente, del nostro ospite, rispetto agli 82 che sono in funzione oggi. Quindi oggi non è che non ci vogliono più posti,
Da un lato c'è questo problema, dall'altra parte poi si sta, devo dire, grazie alla lungimiranza del dottor Salvi, che qualche anno fa coniò e fece redigere insieme ai ministeri competenti dei protocolli che ci hanno permesso poi di cominciare a parlare linguaggi univoci, le cose sono estremamente migliorate. C'è un tavolo con la procura che lavora proprio su questi argomenti, il tavolo insieme a noi e insieme a Regione Lazio approfondisce, affronta tutte le problematiche. Tra le problematiche poi c'è anche l'uscita dalle REMS, perché lo ricordiamo, la chiusura degli OPG non corrispondono alle REMS come strutture alternative. Le REMS sono delle strutture terapeutiche, riabilitative, che hanno un percorso. Oltre al percorso ci devono essere poi strutture esterne che possono garantire e devono garantire in alcuni casi, diciamo, delle prassi riabilitative. Quindi dire come funziona la sanità nel carcere, ci sono dei professionisti importanti e seri. Ho notato anche che sono sempre loro, la caratteristica che io amo e apprezzo è che la continuità del professionista all'interno della struttura sopperisce tutte quelle carenze che a volte sono dettate dalle mancanze di persone. E questo perché per lavorare in certi ambienti non basta la professione medica, ma ci deve essere, a mio avviso, una motivazione, una scelta ideale. Quindi è chiaro che noi possiamo fare e faremo sempre di più, ma la mia forza, insomma, specialmente a Regina Coeli, sono le presenze costanti, infermieristiche, mediche, gli assistenti sociali, che è in tutta la parte della salute mentale, che stanno cooperando sulla creazione, diciamo, di un miglioramento continuo di prestazioni che presto mi auguro diano alla luce dei buoni frutti, compatibilmente naturalmente con quelle criticità che non possiamo eliminare. Cioè noi possiamo agire nell'ambito delle criticità migliorando le qualità di vita, migliorando la richiesta e la velocità, anche perché la velocità è fondamentale. Stiamo attivando le prese in cura esterne per gli interventi chirurgici oculistici, per esempio con l'oftalmico, con altre strutture. Cioè stiamo lavorando per avvicinarci il più possibile a quel modello di servizio sanitario pubblico che connota le attività carcerarie nell'ambito dell'estero. Grazie. Allora, veniamo alle problematiche. Grazie al presidente Quintavalle, Giuseppe Quintavalle, commissario straordinario della ASL Roma 1. Parliamo delle problematiche del Tribunale di Sorveglianza con il dottor Marco Paternello, che appunto è il giudice di sorveglianza a Roma. Sappiamo, insomma, seguendo un po' la cronaca, anche su quel piano ci sono diversi problemi. C'è, cioè, il problema maggiore che è quello dell'organico degli stessi tribunali di sorveglianza. Tribunali di sorveglianza che dovrebbero essere il punto massimo di tutela delle persone detenute in carcere. Allora, ecco, io le chiedo come si può conciliare il dettato costituzionale, l'articolo 27 della Costituzione, con l'operato dei tribunali di sorveglianza, che hanno queste carenze di organico molto forti, che determinano quindi anche delle lunghezze, delle decisioni che non arrivano. Insomma, a noi è sembrato di capire che la fotografia da fare sia questa. Per la verità non mi aspettavo mettere al centro specificamente il Tribunale di Sorveglianza rispetto alla vastità del tema che il saggio, come giustamente è stato definito, di Stefano Anastasia
pone. Però forse in qualche modo, se parliamo di pene a carcere, è inevitabile parlare anche del Tribunale di Sorveglianza. E da questo punto di vista mi viene da... non posso che, diciamo, concordare intanto sulla constatazione di estrema difficoltà, se non di un vero e proprio fallimento, che su questo terreno riscontriamo sempre più spesso in alcuni uffici, in generale, intorno al mondo della giustizia, di cui il Tribunale di Sorveglianza, la sorveglianza in generale e specificamente la sorveglianza nel Lazio, costituisce certamente un epicentro. Le ragioni di questa difficoltà sono molteplici, ci porterebbero, intanto in parte ci porterebbero a trattare in definitiva anche tanto del tema, diciamo, della riflessione che il libro, il saggio di Stefano fa, perché appunto c'è tutta una tematica che è complessiva, che passa sopra la testa dello stesso paese d'Italia, diciamo, guarda a ragioni planetarie in qualche misura, e almeno rispetto al mondo al quale apparteniamo, diciamo, delle democrazie avanzate, a cui, diciamo, ci vediamo di appartenere, ma in particolare c'è uno specifico derivato dal fatto che il carcere e comunque in generale l'esecuzione penale è un settore al quale si preferisce non guardare, e quindi all'interno di un mondo già in estrema sofferenza come quello della giustizia, certamente questo, diciamo, questa articolazione non gode dell'attenzione di cui necessiterebbe. Le ragioni del mancato funzionamento, in particolare a Roma, di tutto questo deriva certamente dall'insufficienza degli organici, però devo dire che il collo di bottiglia, a mio modo di vedere, dopo 7 anni di questa esperienza straordinaria che ho fatto, il collo di bottiglia io non lo identifico tanto nella quantità dei magistrati che sono previsti in organico, ma devo dire che la sofferenza maggiore a me sembra proprio la macchina nel suo complesso, la macchina amministrativa, la macchina, come dire, di risorse logistiche, personali e soprattutto di ingegnerizzazione informatica del funzionamento amministrativo. Dietro questo si nasconde la più gran parte delle problematiche del funzionamento del Tribunale di Sorveglianza di Roma, che, diciamo, in qualche modo costituisce il punto più critico dell'intera criticità del sistema dell'esecuzione penale e della sorveglianza sul territorio italiano. Come risolverlo? Ci porterebbe lontano. Certamente dovremmo mettere a fuoco che non si risolvono i problemi senza accettare di destinarvi delle risorse che diano, diciamo, verità ai diritti che sono scritti sulla carta. I diritti, si possono fare gli ordinamenti più belli del mondo, e il nostro sicuramente non sfigura, però se non gli si dedica le energie e la volontà che concretamente va investita, resta solo sulla carta, e purtroppo la situazione da noi è ancora questa. Ma non vorrei spostare l'attenzione troppo dal tema che ci vede, che invece ha tantissimi fronti, e se mi è dato modo qualche riflessione vorrei farlo, perché devo dire che veramente è una miniera di considerazioni e di informazioni, perché Stefano Anastasia si pone, diciamo, cerca di andare alla radice dei problemi e di ricostruire la molteplicità delle ragioni che oggi ci portano a guardare il carcere così com'è. Non si limita a fotografare come oggi il carcere, ma cerca di interrogarsi sul come si arriva a questo risultato, e lo fa attraverso una disamina di una molteplicità di fronti, con un testo di sociologia giuridica universitario, e quindi destinato a, come dire, a tradire la promessa che fa sulla base delle sue dimensioni e anche in qualche modo della sua simpatica o comunque accattivante copertina, che ne, come devo dire, distrae dal contenuto, con un'operazione inversa a quella che poi solitamente
fanno in tanti, cioè quella di dare l'idea di voler raccontare tante cose colte e poi tradirla nella sostanza. Ecco, quindi lui ha ribaltato i contenuti. A me colpiscono, ci sono tantissimi fronti che mi piacerebbe approfondire e discutere con Stefano e con gli altri che sono qui intorno. Mi ha colpito perché penso che vada in particolare al cuore del problema la riflessione, il legame che lui crea tra la deriva di una certa, come dire, di un certo panpenalismo e di un certo pancarcere, che lega a una deriva populista che caratterizza un po' gli ordinamenti, il nostro mondo in generale, a cui certamente non fanno eccezione le nostre democrazie. E lui si chiede, cerca di sviluppare un ragionamento per chiedersi che cos'è che ha determinato, che è all'origine di questa, di questa deriva, credo di poter dire, perché penso che lui la veda, la descriva in questi termini. E questa contrapposizione, tra popolo, e elite che in qualche modo lo governa. E, ecco, a me sembra, questo ragionare intorno a questo tema mi sembra che vada alla fine dei conti a constatare come sia tutto sommato la caduta delle ideologie molto all'origine di questo percorso, perché in fondo le elite sono sempre esistite, non sono una caratterizzazione degli ordinamenti, di questa fase di maturazione delle democrazie moderne, che hanno tanti problemi di maturazione di fenomeni complessi e difficili oggi da affrontare, per i quali forse in qualche modo sembrano arrivate anche ad un punto di crisi, però tra questi non c'è la centralità dell'elite, che in fondo è sempre stata caratterizzante di questo tipo di ordinamenti. E allora che cosa è che ha fatto entrare questo meccanismo? In fondo evidentemente anche un po' la constatazione del fallimento di una missione che le elite hanno in qualche modo avevano raccolto o che sembrava fossero in condizione di raccogliere. In qualche modo, se le elite oggi non vengono più percepite come punta di diamante di un mandato, che è quello di inverare i diritti, consentirne l'incarnazione nella dimensione del popolo contrapposta all'elite, a che cosa dobbiamo questo? Probabilmente al fallimento delle ideologie che erano dietro queste elaborazioni, o comunque al superamento di visioni ordinate e complessive delle cose, per i quali si ha poi in definitiva la sensazione che le elite promuovano in definitiva se stesse più che non un esercizio di diffusione di democrazia. Come superare tutto questo? Ovviamente supera certamente, probabilmente può essere assegnato sulle spalle di un sociologo del diritto, ma certamente non può essere assegnato sulle spalle di un giurista o comunque di un esperto, ma a malapena di diritto, che è abituato a ragionare sulle norme, magari facendosi anche qualche domanda, ma certamente non a sollecitare problematiche complesse come quelle che Stefano mette in ordine in questo libro. Ma la parte che mi piace di più, anche se forse anche qui è più l'occasione del dibattito, lo spunto per un dibattito, è l'interrogativo finale che Stefano si pone, vale a dire che cosa resta di questa, di questa pena, di questo percorso su cui senso si è tanto interrogato il testo, offrendo il proprio punto di vista, qualche volta condivisibile, altre volte meno, ma comunque certamente poi nel senso si interroga sul senso di tutto questo. Ecco, chiedersi cosa resta della pena dopo è l'interrogativo che ci consente di misurare il
senso del mandato, diciamo, l'assoluzione del mandato che abbiamo avuto innanzitutto noi come giudici, ma comunque la società quando mette su questo tipo di impianto. E la risposta, come dice Stefano, è certamente soggettiva, però esiste anche una risposta, come dire, collettiva a questo interrogativo, e anche quella ci mette davanti a una serie di problemi che ancora non siamo in condizione evidentemente di risolvere. E quindi ci fermerei qui per non rubare. Bene, grazie di sorveglianza. Le sue osservazioni sono condivisibili, perché appunto il saggio di Anastasia rappresenta una disamina dei motivi che ci hanno portato fin qui, ci hanno portato ad arrivare a questa situazione, no, così drammatica e insostenibile. Anastasia nel suo volume parla del carcere come discarica sociale, che insomma è un'espressione forte, ma rende l'idea di quello che effettivamente poi viene considerato il carcere. E qui poi c'è tutto il discorso della volontà politica, di come la politica nell'ultimo trentennio si è in qualche modo gestito, anche ha fatto delle scelte, no, di giustizia penale. Ricordiamo soltanto nell'ultimo anno e mezzo l'introduzione di 15 fattispecie di nuovi reati, che ovviamente, se non subito, ma a breve, porteranno a nuove presenze in carcere, inevitabilmente. E questo poi, appunto, Anastasia nel suo volume ricorda anche la vicenda dei diritti umani, ma legata alla sentenza pilota, alla sentenza Torreggiani, numeri che quelli attuali si stanno avvicinando a quelli del 2013. Allora, ecco, io vorrei chiedere al dottor Giovanni Russo, che è il capo dell'amministrazione penitenziaria, quindi un ufficio centrale, un ufficio delicatissimo per appunto la questione carceraria. Noi abbiamo sentito anche da Radio Radicale la sua audizione in Commissione Giustizia della Camera di poco più di un mese fa. Lei ha detto molte cose, ha fatto molte considerazioni, era un'audizione particolarmente, peraltro in due sedute, particolarmente articolata. Quello che mi ha colpito di questa audizione, lei a un certo punto ha detto che i detenuti in questo momento, praticamente ogni mese ci sono 400 detenuti in più al mese, e questo è un dato sconvolgente, perché a fine anno a quanti detenuti è già con la situazione attuale, con i suicidi, cioè si prefigura uno scenario davvero apocalittico. Allora, ovviamente poi su tutto questo necessariamente ci deve essere, c'è stata una volontà politica. Io non voglio scendere con lei nel dettaglio, perché mi rendo conto, insomma, la questione politica va affrontata nella sua globalità, non posso chiedere al conto di questo al capo del DAP, però ecco, come amministrazione penitenziaria, voi che cosa pensate di fare, come insomma gestire questa situazione sostenibile? Sì, grazie per la domanda e buonasera a tutti. Intanto un aiuto importante, e lo dico senza retorica, per la missione che è sulle spalle mie, del Dipartimento che governo, viene da questa iniziativa di Stefano Anastasia. Io ho conosciuto Stefano Anastasia, così diciamo due cose sul libro e poi non mi sottraggo alle domande. L'ho conosciuto come garante delle persone detenute e l'ho conosciuto come interlocutore molto attivo, simpatico, mai aggressivo, però sempre molto fermo, puntuale, conoscitore. Beh, con me giocava facile, perché
pur essendo magistrato da 38 anni, mi sono occupato sempre dell'altro versante, ho sempre fatto parte di uffici di procura fino alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Quindi un avversario, tra virgolette, molto leale, molto collaborativo, molto fermo sulle sue posizioni, in grado di indirizzare ancora in quella veste diciamo, delle opinioni, delle aspetti gnoseologici che a me erano ancora ignoti, di cui avevo ancora mancanza. Stefano, nell'invitarmi a presentare questo libro, sostanzialmente mi ha tirato in una trappola, perché sapeva che probabilmente non avrei mai letto il suo libro se non coinvolto in questa occasione, e ha capito che avevo bisogno di leggerlo. È un saggio universitario, è una riflessione dove emerge forse un altro Stefano Anastasia. Dico forse, poi confuterò in realtà questa affermazione, che questa volta è retorica. Uno studioso, una persona che è in grado di mettere in fila in maniera ordinata i concetti, li rende, come dire, storicamente, li rende al suo lettore allineati secondo una prospettiva storica, ma in grado di comprendere ed esaltare gli intrecci che tra le varie scelte della politica e le varie conseguenze sul piano criminologico, sociale e quindi del diritto penitenziario ci sono state. È un testo pieno di riferimenti bibliografici, quindi è un testo di uno studioso, che è quello che serve in questo momento. Non servono i libretti dell'ultimo momento o per fare lo scoop, quasi approfittando del clamore di situazioni che tutti abbiamo sotto gli occhi e a cui guardiamo con dolore. Quindi è uno strumento importante, è un altro Stefano Anastasia. Io penso che sia lo stesso Stefano Anastasia, che sa toccare corde diverse a seconda della interlocuzione, soprattutto del terreno su cui convoca i suoi interlocutori. Io ho, diciamo, affrontato questa avventura partendo da una constatazione che è di tipo storico. Il carcere, inteso come detenzione all'interno di mura, al di là delle sbarre, in realtà nella storia dell'uomo nasce quando comincia ad affermarsi, quando cominciano a essere costruiti gli istituti penitenziari. In realtà non è una misura punitiva, non è una pena, ma è un luogo dove bisogna tenere per qualche tempo le persone sottoposte a un giudizio in attesa che venga irrogata la pena. Quindi il carcere non aveva una funzione punitiva, ma aveva una funzione di tipo procedurale. Erano periodi lontani dai nostri, abbiamo una visione fortunatamente molto moderna, perché a seguito di questa carcerazione di tipo procedurale, poi le pene, ahimè, erano corporali, erano la legge del taglione, erano la sanzione della pena di morte o l'esilio o cose di questo genere. Soltanto in un'epoca, diciamo, relativamente più recente si è affermata la custodia all'interno di delle mura carcerarie come pena in sé. E quindi la società che riflessione fa? Abbiamo un problema che è dato dal crimine, dalla commissione di una serie di reati che, come diceva bene Marco prima e come anche la nostra moderatrice ha sottolineato, è il tema dei temi, perché è trasversale, perché attiene alla politica penale, al panpenalismo, alla pancarcerazione, e quindi interroga nel corso dei tempi, dei secoli, ma anche dei mesi, non solo la politica ma le coscienze di tutti noi. Quindi il sistema penale prevede la carcerazione come pena, quindi diventa un momento conclusivo del processo, di quello che era l'attività procedurale. Sapete benissimo, meglio di me, che la pena
è stata variamente inquadrata, poteva avere soltanto uno scopo retributivo, quindi far pagare qualcosa, un sacrificio, un'afflizione a chi aveva commesso il male, a chi aveva violato la legge, o piuttosto una funzione preventiva, minacciando la possibilità che tu sia ridotto in catena, in carcere, oggi in carcere, io tendo a indurre i consociati a non commettere alcuni tipi di comportamenti. O special preventiva, io a te che hai commesso questo comportamento ti costringo a passare del tempo nel carcere e così hai imparato la lezione, quindi non è la sofferenza in sé, ma insomma ti provoco un disagio che ti dovrebbe indurre a non ripetere questa tua azione. Beh, in realtà queste teorie finiscono per essere frantumate di fronte a una verità, un assioma fondamentale che è dato dal fatto che qua si tratta di adottare delle scelte da uomini verso altri uomini. Noi siamo nell'ambito necessariamente di un circuito di umanità. Perciò, per tornare per un attimo al libro di Stefano Anastasia, ha usato molte espressioni, come è giusto che sia, molto decise, anche molto incisive, anche molto sfidanti, come quelle ricordate dalla moderatrice, ma ce n'è una che torna almeno 4 volte, è balzata ai miei occhi, che segna per me la contraddizione di quello che dicevo prima, cioè quello di che siano accettabili non solo alla luce dell'articolo 27 terzo comma della Costituzione, ma proprio in base ai principi universali della nostra umanità, che rende inaccettabile una sanzione penale, una sanzione carceraria detentiva caratterizzata da questo aspetto, che è quello del degrado. Lui usa per 4 volte la parola degradato, un comportamento, una condizione di degrado della persona detenuta. Questo per me veramente è un pugno nello stomaco perché, ripeto, contraddice l'essenza stessa di quello che penso debba essere considerata la pena. Guardate, e vi parlo per un attimo da ex pubblico ministero, una gran parte dei nostri detenuti, oggi abbiamo quasi 61.000 detenuti nei nostri penitenziari, una parte significativa di questi detenuti non vengono carcerati, non entrano nelle nostre celle provenendo dalla libertà, ma entrano perché sono stati arrestati, perché hanno subito una misura cautelare. Vuol dire che prima ancora che un giudice abbia decretato la condanna definitiva per il loro comportamento, ci sono stati altri giudici che hanno ritenuto indispensabile anticipare questa misura. E il presupposto per cui hanno ritenuto questo era che hanno considerato che si trattava di persone socialmente pericolose. Bene, una gran parte quindi dei nostri detenuti fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza sono detenuti perché socialmente pericolosi. Beh, è legittimo immaginare che l'attimo dopo l'avvenuta definitività della sentenza, beh, questa pericolosità non viene mica meno d'incanto, restano socialmente pericolosi. E quindi il compito che spetta all'amministrazione penitenziaria, a mente dell'articolo 27 terzo comma, cioè quello di garantire un trattamento che rispetti la dignità di queste persone, come è giusto che sia, e che punti alla loro rieducazione, deve partire però dal presupposto che in molti casi si tratta di persone considerate fino a un attimo prima e poi per vari accidenti valutate anche successivamente come persone socialmente pericolose. Questo per dire la difficoltà del compito di un'amministrazione che deve garantire una sicurezza interna con persone che hanno queste caratteristiche e nonostante queste caratteristiche intende impegnarsi, e lo fa costantemente con tutti gli operatori, a garantire i diritti. Perciò mi ripugna, non, non,
mi ripugna il giudizio dato da Stefano, mi ripugna che possa trovare una eco nei fatti, una eco, come dire, verosimile in quello che Stefano ha visto negli anni della sua esperienza, questa situazione di degrado. Perché sottolineo la parola, ho sottolineato la parola diritti? Guardate che i detenuti socialmente pericolosi, o comunque tutte le persone nei confronti dei quali la magistratura ha adottato un provvedimento definitivo di tipo detentivo, non per questo smettono di essere membri della nostra società. Sono componenti della nostra società a cui guardiamo alle volte con lo stigma, quando non c'è il doppio stigma del detenuto oppure malato di mente, eccetera, ma sono membri della nostra società. Noi per i membri che sono malati doniamo il sangue, doniamo gli organi, contribuiamo a delle collette, a forme di generosità, oltre per collaborare, per vivificare l'azione del sistema sanitario nazionale, perché vogliamo essere vicini a persone in difficoltà. Beh, dovremmo adottare lo stesso metro, esattamente lo stesso metro nei confronti delle persone in difficoltà che giustamente sono in galera, ma che hanno incontrato durante la loro vita delle occasioni nefaste. Nell'ultimo anno io ho avuto modo di entrare molto più di prima, diciamo con un ruolo assai diverso, come potete capire, negli istituti penitenziari. Una parte importante delle storie che mi hanno raccontato i detenuti sono fatte da parte di, sono storie che raccontano, lo dico veramente con moderazione, senza enfasi, persone che, a cui non è stata concessa mai dalla vita, dalla società, una possibilità diversa. Sono persone a cui io sono andato anche un po' ingenuamente, ma invece ho visto che era un seme che attecchiva, a raccontare dei diritti che loro potevano vantare, i diritti che dovevano pretendere, il diritto alla salute, il diritto allo studio, il diritto al lavoro, il diritto alla socialità e oggi il diritto all'affettività. Sono andato a raccontarlo non a chi era già istruito, non a chi era già sindacalizzato, permettetemi scherzosamente di usare questo termine, su questi temi, ma a quelli che non conoscevano il concetto di diritto e che conoscevano soltanto la sopraffazione come metodo per ottenere un vantaggio. Riuscire a fare questa, a portare questa visione culturalmente diversa, che non è una visione buonista, che è una visione che, come dire, sta con i piedi per terra e, ripeto, forte di quella generosità e quella umanità espressa dal dottore a proposito degli operatori del sistema sanitario, che io ribalto su tutti gli operatori, da quelli di polizia penitenziaria agli operatori penitenziari, agli educatori che entrano nei nostri istituti gratuitamente, volontariamente, e vengono a partecipare a quest'opera di risocializzazione più che di rieducazione. Bene, tutte queste azioni che si fondano più sulla appartenenza etica allo stesso genere dei detenuti che su un obbligo soltanto lavorativo di legge sono il motore che ci fa andare avanti. Io che cosa ho provato a fare? Che cosa stiamo provando a fare? Non so se sono riuscito a dirlo nell'audizione, ma nel 2023 abbiamo aumentato del 16% la presenza dei volontari. Ho cercato di privilegiare le associazioni del volontariato, di tutti i tipi, senza differenziazione di sorta, perché ci sembravano più solide, in grado di dare un apporto più significativo in questi processi, e cercando di evitare invece le presenze singole, individuali, sulle quali, lo confesso apertamente, al di là dei dubbi che nutrivo rispetto all'efficacia, cominciavano anche a sorgere dei sospetti. Ho fatto per tanti anni il pubblico ministero e quindi preferisco che sia filtrata anche la presenza dei volontari da delle associazioni consolidate che mi danno garanzia di presenza.
Dal punto di vista dello studio, noi abbiamo oggi 2300 aule cablate con sistemi moderni. La sfida che insieme col presidente del CNEL Brunetta, il 16 aprile avremo un grande convegno che durerà un'intera giornata con 150 interventori, la sfida è quella di riuscire a coniugare la sicurezza negli istituti penitenziari, che quindi prevede la sfida tecnologica di evitare l'introduzione di ulteriori strumenti per comunicazione indebite, ma coniugare questo problema di sicurezza con la necessità di garantire non più quelle 2-3 ore e mezzo al giorno di lezioni per i detenuti, ma coprire un arco di almeno 8-10 ore anche con lezioni da remoto attraverso un sistema di rete chiusa, criptata, non aggredibile, non accessibile dall'esterno, proprio per prevenire indebite fruizioni di questo sistema di collegamento, di comunicazione. Beh, tenete presente comunque abbiamo 21.000 studenti nei nostri istituti penitenziari e mi piace sottolineare che più della metà di questi 21.000 supera regolarmente l'anno scolastico, quindi si tratta di persone che si impegnano. Abbiamo 44 università che partecipano ai nostri poli universitari penitenziari con oltre 2.100 iscritti. Quindi diritto allo studio, ma anche diritto al lavoro. Ho già detto abbondantemente in audizione e faccio qui solo un rimando e un invio: collegatevi in streaming per questo evento del 16 aprile con il CNEL, perché si parlerà finalmente di lavoro penitenziario come in chiave moderna. Solo si parte dal diritto che il singolo detenuto ha di lavorare, quindi non è solo il lavoro come palliativo per impedire che rimanga ozioso, non è solo il lavoro come strumento trattamentale ex articolo 27 terzo comma della Costituzione, ma è il lavoro come esercizio concreto di una possibilità che corrisponde a un diritto del lavoratore come un diritto di tutti gli altri membri della nostra collettività. E questa rivoluzione a medio tempo si declinerà in un modo che io spero di riuscire a portare a termine. Noi adesso siamo molto vincolati al concetto di territorialità della pena, perché l'unica speranza che concreta, che o la più importante che il detenuto ha, è quella di non rescindere i legami familiari, non solo con la famiglia in senso stretto, ma anche con i rapporti sociali, gli amici, il datore di lavoro, il prete che della cui parrocchia lui era frequentatore quando era in libertà e così via. Io non voglio ovviamente sovvertire questa priorità che rimarrà, ma voglio dare la possibilità, così come si fa per le prestazioni sanitarie o per le prestazioni scolastiche, quelle di base le si fa la singola scuola primaria, si fa dove si abita, ma già nelle fasi successive o per un intervento di alta specializzazione siamo tutti liberi di iscrivere i nostri figli a Pavia piuttosto che a Roma o a Napoli, o di andare a fare l'intervento specialistico a Roma e non a Cosenza, per citare a caso delle città. Beh, dovrà avvenire così anche per i poli lavorativi penitenziari. Noi creeremo 191 poli di eccellenza lavorativa. Io vorrò istituire lavorazioni di eccellenza in ogni istituto, a partire da Regina Coeli, che è l'istituto più considerato meno gestibile da questo punto di vista, quello troppo inserito in un contesto urbano, quello preso di mira da speculazioni di vario tipo, dove si era decretato, non so perché, che le attività lavorative non potessero essere mai svolte. Abbiamo, non voglio spoilerare, ma un'iniziativa veramente grandiosa di una delle più grandi imprese italiane, forse europee, di tecnologia, che verrà a installare lì un laboratorio il più moderno di Europa. E lo seguiranno, questo laboratorio, 20 detenuti ogni 3 mesi, quindi ci sarà un ricambio e io mi aspetto che i detenuti chiedano di venire da tutta Italia, così chi avrà l'attitudine per diventare giuntista della fibra ottica, abbiamo una richiesta di 8.000 giuntisti fattaci da Open Fiber e dalla Presidenza del Consiglio, potrà chiedere di scontare la sua pena, di passare il suo tempo professionalizzante
punitivo, sì, perché rimane una pena, in carcere sì, con il dovere di rispettare le regole del carcere, con il dovere di guardare con ammirazione a chi passa il suo tempo, gli operatori sanitari, gli operatori di polizia, accanto a questo mondo cercando di aiutarli, ma senza sprecare il proprio tempo e anche e soprattutto cercando di cogliere quell'occasione che lo Stato gli offre e che non gli è stata offerta in precedenza. Quindi diciamo, la situazione dolorosa che è testimoniata dagli episodi che ho citato, innanzitutto i suicidi, ma anche questo sovraffollamento l'abbiamo ben presente. Noi vogliamo combattere, il sovraffollamento dipende dal diciamo, numero finito di camere di pernottamento, in relazione alle quali so che è un discorso che può non piacere a tutti, noi comunque ci sono degli investimenti e contiamo di ampliarne il numero. L'aspirazione, l'auspicio di tutti, vorrei vedere anch'io le nostre celle vuote, i nostri istituti penitenziari che ospitano il minor numero possibile di popolazione detentiva. In realtà siamo in media con gli altri paesi europei, siamo sotto la media rispetto agli Stati Uniti, ma lì vigono altre regole come sapete. I suicidi, io ho detto in audizione, mi piace ripetere questo, anche un solo suicidio non prevenuto per noi veramente è considerazione di un fallimento, però io ho disposto il primo studio scientifico che sia stato mai fatto in Italia, perché da pubblico ministero mi piaceva di, prima di affrontare un tema, di affidarmi agli specialisti, ai consulenti tecnici per capire la materia come funzionava. Arrivato in questo mondo, uno dei primi, proprio a un mese dal mio insediamento, ho disposto l'effettuazione del primo studio scientifico dell'analisi dei suicidi nei nostri penitenziari relativo all'anno 2022 e abbiamo vivisezionato ogni episodio, abbiamo diciamo, comunque consulenti, psicologi, docenti universitari, per esperti di diritto penitenziario, vedendo come era avvenuto, quali erano state le condizioni del colloquio di primo ingresso, quanti contatti aveva avuto con il nostro personale, se era seguito dagli psicologi, se c'era stato un contatto con la famiglia, con gli avvocati, se c'erano stati interventi giudiziari, quindi una sentenza sfavorevole, una decisione, un rigetto ad una domanda e così via. E abbiamo tratto una serie di parametri che sono confluiti in una diciamo, rinnovata indicazione rispetto al piano nazionale di contrasto agli eventi suicidiari. Ci dicono gli esperti, si può prevenire il suicidio, che non è una malattia mentale, ma è l'esasperazione di un disagio ed è comprensibile che ci sia disagio in delle persone già fragili, che vivono una condizione, l'abbiamo detto, di promiscuità forzata, di privazione di privacy, di privazione della libertà, in una condizione di disagio accresciuto, considerando il sovraffollamento, che quindi non è la causa principale, ce lo dicono i tribunali sorveglianti, che non è la causa principale, è una delle concause del disagio. Beh, abbiamo fatto confluire queste indicazioni nelle nuove linee guida che i nostri istituti sono chiamati ad osservare. È una sfida diciamo di mezzi, probabilmente non di risultato, soprattutto è un percorso che costringe doverosamente l'amministrazione a rincorrere quelle che sono le emergenze. Io sono molto ottimista, nel senso che confido che riusciremo ad invertire la tendenza. Quando andranno a regime le misure per la, soprattutto queste per l'impiego sia nel lavoro, sia nello studio, sia nello sport, ho fatto un'operazione del genere anche per lo sport. Abbiamo creato una squadra di pallacanestro a Trieste perché c'è stata l'occasione, squadra di detenuti, ovviamente non tutti dell'istituto penitenziario di Trieste, ma abbiamo fatto una selezione in tutta Italia. E quelli che erano disposti e quelli che sono stati giudicati migliori su loro, su base volontaria, li abbiamo trasferiti a Trieste. Stanno vivendo una detenzione
straordinariamente positiva. Giocano a basket tutti i giorni, si sentono più liberi, ma soprattutto si sentono più vicini alla società, più vicini ai ritmi ordinari della società. Si sentono contenti, avvertono la gioia di rispettare le regole. Nel basket esiste una regola, a differenza del calcio, non so se siete esperti, quando l'arbitro di calcio fischia un fallo, normalmente il calciatore manda a quel paese l'arbitro. Quando addirittura la telecamera che inquadra il labiale da vicino non coglie qualche espressione volgare. Nel basket, quando l'arbitro chiama un fallo, cioè fischia un fallo, il giocatore è tenuto ad accusare il fallo, cioè ad ammettere, anche se non ne è convinto, ad accettare la decisione dell'arbitro. Bene, questo è un esercizio, non è stato certo creato per i nostri persone di tenuto, però è un esercizio di abituarsi di nuovo al rispetto delle regole, che sia pure in questo caso, senza voler banalizzare, però è indice di un percorso nuovo. Sento una puntualizzazione, a lei non piace la parola degrado, ce l'ha detto, però consigliere Russo, i detenuti riportano situazioni davvero, davvero aberranti. In alcune carceri mancano le cose essenziali, manca l'acqua calda, ci sono i vetri rotti, il riscaldamento, stanno in sé in una cella. Allora, a questo come si pone rimedio subito però? Perché poi, certo, il sovraffollamento non è una causa, però le condizioni degradanti sono una causa di suicidio. Ecco, solo questo volevo dire. Dunque, le condizioni di vita in un istituto penitenziario sono evidentemente compromesse. Il 40% dei nostri istituti penitenziari ha origini fisicamente storiche, sono anteriori a tutte le norme emanate dallo Stato repubblicano in materia di vivibilità o di sicurezza nel luogo di lavoro o le misure per diciamo, i quadri elettrici dell'energia. Quindi sono vecchi oltre un secolo ed oltre, quindi si potrà comprendere quali sono le difficoltà. Nel 2023 abbiamo disposto l'utilizzazione di 148 milioni di euro diciamo, questa è stata una scelta mia, quella di convogliare queste risorse non per la costruzione di nuovi penitenziari e neppure per avviare piccoli lavori in molti istituti penitenziari come pure veniva chiesto, ma far confluire tutta questa somma in 28 istituti per 28 opere che entro il 2025 vedranno la loro fine, il loro termine. Quindi concentrare e vedere immediatamente i risultati. Allora, è vero che esistono alcuni penitenziari in cui non c'è l'acqua calda per tutta la giornata. Esiste un penitenziario in cui non c'è l'acqua calda e sono stati già disposti i lavori per la realizzazione di questi impianti. Anche sul sovraffollamento, non quello complessivo ma quello della singola cella, premesso che comunque non viene violata la metratura quadrata prevista dalla cosiddetta sentenza Torreggiani, esistono soltanto due penitenziari, di una cifra che è più spaventosa dei suoi sei detenuti in una sola cella, esistono solo due penitenziari in cui esistono poche celle con 10 detenuti che vengono utilizzate soltanto quando c'è bisogno di uno sfollamento, perché bisogna realizzare lavori negli altri penitenziari, padiglioni, nelle altre ali dell'istituto. Stiamo partendo da lì, vogliamo eliminare questo sovraffollamento, non quello generale, ma quello nell'ambito di ogni camera di permanenza. Va detto anche d'altra parte, ci hanno spiegato gli psicologi di carcere, hanno vissuto e hanno scritto, che
la permanenza di più persone in cella, non tante, ma due, tre, è un ottimo diciamo, strumento per favorire un rapporto sociale, sia pure forzato e sia pure tra persone che non si sono scelte, che allevia le tensioni, fermo restando che bisogna combinare e congegnare bene poi questi gruppi, perché è chiaro che se c'è un aggressore e una persona che è molto remissiva si finisce per replicare delle dinamiche negative come quelle che li hanno portati lì in galera, ma laddove si raggiunge un equilibrio soddisfacente, la compresenza di più persone viene anzi suggerita, viene indicata come strumento rafforzativo del percorso di socializzazione e anche come strumento preventivo di quella fase pre-disagio che poi può portare a eventi più negativi. Grazie, grazie. Allora, grazie alla direttore del DAP, dell'amministrazione penitenziaria. Stefano Anastasia, allora veniamo un po' a tirare le fila di questo dibattito al centro del suo saggio rimane la risposta carcerocentrica dello Stato, perché poi questo, no? E questa è la sua analisi, che analizza appunto gli ultimi 30 anni della nostra Repubblica, e questo è, insomma, è la sintesi, ovviamente io lo dico in maniera assolutamente pedestre, avendo poi letto il libro anche in fretta. È un libro che, lo ripetiamo, è davvero prezioso perché dà molti spunti e molte chiavi di lettura. E allora, ecco, anche avendo ascoltato stasera questo dibattito con questi tre esponenti che hanno ciascuno di loro il polso della situazione dal loro punto di vista, questo saggio in fondo è, come dire, lascia trasparire un certo pessimismo, no? È un'analisi pessimista la sua, che però, lo ricordiamo, è un'analisi fatta nel 2022, perché appunto il libro è stato pubblicato nel 2022, è stato quasi un anno e mezzo dalla sua pubblicazione. Lei si aspettava, probabilmente sì, un peggioramento della situazione, insomma, alla luce anche delle considerazioni che sono state fatte qui, qual è la sua considerazione, la sua conclusione finale? Ma allora, conclusione finale è molto complicata, diciamo, è molto complicata. Io innanzitutto ovviamente voglio ringraziare prima di tutti Giuseppe Quintavalle, la ASL Roma 1, per aver voluto ospitare questo incontro, e poi naturalmente il presidente Russo, Marco Paternello, Lorena D'Urso e anche Giovanna Rianda, che non è potuta essere qui, e in generale Radio Radicale per il lavoro e l'impegno che fa il servizio pubblico di comunicazione e informazione su questi temi. Ringrazio in modo particolare chi è venuto, non solo per le cose, diciamo, come dire, molto, molto gradite da me, diciamo, le considerazioni fatte sul libro, diciamo, veramente molto, molto stimolanti, diciamo. Ma anche perché, come tutti hanno potuto sentire, diciamo, al di là dei ruoli, delle situazioni, eccetera, sono da me stati suggeriti, diciamo, invitati qui non solo per intrappolarmi, diciamo, ma perché sono persone che ciascuno nel proprio ruolo, diciamo, al tentativo di, come dire, migliorare le condizioni del sistema penitenziario, tutti quanti credono, ci si sono impegnati, molte negli anni, il presidente Russo ci si sta impegnando, diciamo, se non ho alcuna difficoltà, diciamo, sia a riconoscere le cose che ha detto, sono cose importanti. Non so appunto se ci sono, diciamo così, delle conclusioni possibili in avanti, perché appunto io nel libro, diciamo,
non so se sono pessimista, certamente metto le mani avanti, lo dico esplicitamente all'inizio del libro, è un libro che non dà, diciamo così, soluzione ai problemi che ci sono. E lo dico anche, aggiungo anche uno dei motivi per cui non dà soluzioni. Non dà soluzioni anche perché il sistema penitenziario ha vissuto, anzi ha vissuto ciclicamente, così, di idee, proposte di riforma, di cambiamento, eccetera, eccetera. E questa è una cosa che non fa che aumentare il livello di frustrazione, di chi poi ci deve stare, chi ci deve vivere, chi ci deve lavorare, diciamo così, eccetera. Quindi io ho detto, questo libro, diciamo così, racconta, diciamo, il carcere, appunto, più che com'è, appunto, non solo una fotografia, come è diventato quello che è, diciamo, in un tempo, diciamo, ormai, diciamo, significativo, medio lungo, di una, almeno di una trentina d'anni, perché il cambiamento è un cambiamento che c'è stato da 30 anni a questa parte, non è una cosa di oggi. Noi oggi discutiamo di una condizione particolare che ha, diciamo, una radice storica più lontana per il nostro paese, ma anche per altri paesi comparabili con il nostro. E quindi ci dobbiamo interrogare, diciamo, su questo tempo, non lo chiamiamo lungo perché, come diceva Keynes, nel tempo lungo siamo tutti morti, diciamo, no? Però insomma tempo consistente, diciamo, ecco, questo tempo consistente, come mai ci è indirizzato in questo, no? in questa prospettiva, perché appunto a proposito, ora Lorena Luzzo diceva della centralità del carcere, ecco, il titolo e quindi il carcere evoca anche questa compresenza del carcere con pene di tipo diverso, che ormai sono maggioritarie nel nostro sistema, e questo è un grandissimo cambiamento che c'è stato in questi 30 anni. E però questo grandissimo cambiamento in questi 30 anni non ha ridotto il carcere, e invece, diciamo, si è prodotto insieme con la crescita del carcere, e questo ci interroga su, diciamo così, più profondamente sulla domanda sociale che c'è di, come dire, di punizione, di sanzione, per cui, diciamo, rispetto a 30 anni fa o a 40 anni fa o a 50 anni fa, quando ci poteva permettere addirittura uno o due provvedimenti di clemenza a legislatura, no? Senza che le forze politiche pagassero dazio per questa cosa, perché erano forze politiche che avevano livelli di consenso, votava l'80% degli italiani, l'85% degli italiani, non c'era nessun problema, e si votavano provvedimenti di clemenza, e questo non destava problemi. Quando, diciamo, questa soluzione si è affacciata una volta negli ultimi 30 anni, l'indulto del 2006, io lo ricordo bene perché all'epoca avevo la ventura di essere al Ministero della Giustizia, caposegretario dell'allora sottosegretario alla giustizia Luigi Manconi, è scoppiato, diciamo, di tutto, diciamo, c'era il giorno dopo la caccia all'indultato che commetteva il reato per strada, questo era il clima. Allora, quello, diciamo, sì, su cui io credo noi ci dobbiamo interrogare è questa domanda, diciamo, sì, di punizione che c'è dentro la nostra società, che è una domanda che finisce per rimotivare quella natura di sofferenza, e io dico di degrado, non perché ci sia un'intenzione, come dire, dell'operatore di produrre degrado, ma perché è la domanda sociale che c'è. La pena viene intesa come una cosa che deve, diciamo, produrre una sofferenza nei confronti della persona, deve farlo stare peggio di quando stava fuori, e se quello che stava fuori dormiva sotto i ponti, deve stare peggio di quando dormiva sotto i ponti. Scusami, interrompendo la mia titolo di PM, quindi faccio le domande, però devi rispondere, perché come dire, è la conclusione definitiva.
Ma tutto questo, secondo te, è evitabile? Allora, tutto questo è evitabile? Io penso che tutto questo non è evitabile, diciamo, sì, solo dall'interno del mondo penitenziario. Il mio primo maestro di queste cose era un magistrato come voi, diciamo, già avrebbe avuto 100 anni, fosse stato vivo, usava sempre la metafora del barone di Munchausen che si tira fuori dallo stagno per il codino, diciamo. Ecco, non ci si tira fuori, diciamo, sì, per il codino. Tutto questo è evitabile se noi riusciamo a immaginare un altro sistema di, come dire, di relazioni sociali, se noi riusciamo a investire anche altrove. Pensiamo ora al problema sanitario di cui ha parlato prima Giuseppe Quintavalle. Il problema sanitario, che è un grandissimo problema in carcere, che ovviamente ha a che fare esattamente con la dignità della persona. In carcere è possibile garantire fino in fondo la dignità della persona, la tutela, l'assistenza della salute, nonostante il fatto che l'ambiente sia di per sé un ambiente patogeno, perché stare chiuso, non avere la possibilità, noi sappiamo tutti, diciamo, quali sono le prescrizioni per stare bene, quanto dobbiamo camminare, quanto ci dobbiamo muovere, e ovviamente, ma se si può fare, si può fare solo se c'è un sistema sanitario globalmente inteso che dà delle risposte di salute. Se il sistema sanitario è in sofferenza, come oggi è in sofferenza, io sono reduce da una riunione di un tavolo interistituzionale alla ASL di Frosinone con i direttori degli istituti penitenziari, il dirigente dell'ASL, i dirigenti sanitari, istituti, eccetera. Ma se nel territorio della provincia di Frosinone non c'è più uno psichiatra, per cui non il servizio in carcere, la TSM in carcere, ma il servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale di Frosinone è stato chiuso per assenza di psichiatra. Anche Verena, sì. Noi come possiamo immaginare che offriamo un servizio di salute mentale in carcere quando la gente che è fuori pensa che quelli sono quelli che devono stare peggio? Allora, il punto è che o, diciamo, sì, siamo capaci di costruire risposte globali ai problemi delle politiche sociali, delle politiche sanitarie, della formazione e dell'inserimento lavorativo, no? Prima che ti vengano a dire, diciamo, ma come a quello di Regina Celi del lavoro, mentre noi fuori non ce l'abbiamo, perché poi verranno a dire anche questo, diciamo, verranno a dire anche questo. Allora, o si riesce a dare risposte, o, diciamo, sì, il carcere viene rimesso dentro, diciamo così, una politica generale che deve farsi carico di questo. Ovviamente per una politica che sia così, deve essere una politica che deve essere capace di guardare oltre la misura del proprio naso, che è, diciamo così, uno dei problemi. Io, uno dei capitoli che, di questo libro, giustamente lo ha citato Marco Paternello, è quello che ho dedicato agli usi populisti del diritto e della giustizia penale, che secondo me sono usi, diciamo così, che hanno una grandissima diffusione e non hanno, diciamo così, confini politico-ideologici tra destra e sinistra, non sono propri di, diciamo, dei movimenti o dei leader populisti, ne fanno uso tutti quelli che possono, perché la politica ha perso questo sguardo lungo, e se lo sguardo è lo sguardo corto, diciamo così, sul consenso di domani dopodomani, e sul consenso di domani dopodomani funziona sempre quel vecchio, diciamo, richiamo del capo espiatorio, perché poi quello è in fondo quello che si chiede al carcere, di rappresentare in forma moderna il rituale sacrificale che attraverso la chiusura di qualcuno da qualche parte, diciamo, sanifica la società. Noi sappiamo perfettamente che così non è, ma questa cosa bisogna essere capaci di comunicarla, e per comunicarla bisogna rendere partecipi quelli che chiedono il carcere come luogo sacrificale. Bisogna rendere partecipi di un'altra, diciamo sì, idea delle relazioni sociali, di una politica che si faccia carico dei bisogni, no? Delle persone che hanno maggiori difficoltà, esattamente. Questa è la grande sfida, non è, appunto, per chiaro, non è una sfida a cui do una risposta oggi per domani, è un problema che ha a che fare, questo
l'ho individuato perfettamente, Marco Paternello, ha a che fare con la natura e la qualità delle nostre democrazie, perché poi non è, è un problema che ha a che fare con la natura e la qualità delle nostre democrazie, se in che misura sono capaci di rispondere a domande sociali non usando la scorciatoia della pena, del linguaggio sacrificale, eccetera, che se si continua a alimentare finirà sempre per lavorare contro lo sforzo che tutti noi facciamo ogni giorno perché invece la pena sia dignitosa, perché le persone possano godere dei loro diritti, eccetera. Credo che questo sia lo sforzo, non è ovviamente una soluzione. Io prudentemente l'ho scritto nel libro che non volevo dare soluzioni, però credo che questo debba essere la consapevolezza con cui discutere di questi problemi, anche dell'emergenza del giorno, anche del problema del giorno, anche dei 27 suicidi. Però dobbiamo sapere che il problema è, diciamo così, a questa dimensione, se no cadiamo in una cosa che spesso si vede, che è la ricerca del responsabile di quello che si è impiccato l'altro giorno lì. Io non l'ho mai fatto, da garante, non l'ho mai fatto, mai cercato la responsabilità di un operatore, quale che esso sia, per quello che è successo quel giorno in un istituto oppure in un altro. Perché anche quella è una scorciatoia, anche quella mi sa un po', del gusto populista del diritto della giustizia penale. Dobbiamo avere la consapevolezza della gravità del problema per attrezzarci a dare risposte o a chiedere risposte dentro una prospettiva più ampia che riguarda il carcere, ma non riguarda solo il carcere, riguarda appunto il modo con cui noi siamo capaci di convivere e anche convivendo vivere tutte quante le sofferenze che nella vita normale vivere, senza necessariamente cercare il capro espiatorio. Questo è. Grazie a Stefano Anastasia, autore del volume Le pene e il carcere. Con questo auspicio si chiude così questo dibattito. Grazie ai partecipanti, lo ricordiamo, Marco Paternello, giudice del Tribunale di Sorveglianza di Roma, il capo dell'amministrazione penitenziaria Giovanni Russo e il dottor Giuseppe Quintavalle, commissario straordinario della ASL Roma 1, che ci ha ospitato in questo splendido complesso monumentale Santo Spirito in Sassia. Grazie a tutti per l'attenzione e ci risentiamo.